La puntata di Un Posto al Sole, andata in onda mercoledì 28 luglio, si è chiusa con Pietro Abate. Ormai fuori controllo, che ha fatto irruzione in casa Ferri, dove ha minacciato con la pistola Roberto e Filippo, ma cosa succederà adesso? Negli episodi che chiuderanno la penultima settimana prima della pausa estiva. Pietro terrà i due uomini sotto sequestro, mentre Guido verrà prontamente soccorso da Raffaele e Franco. L'episodio di Un Posto al Sole, andato in onda mercoledì 28 luglio, si è concluso con un cliffhanger molto drammatico. Dopo aver tramortito Guido, Germano Bellavia, Pietro, Simon Grechi, si è diretto verso casa Ferri e ha tranquillamente bussato alla porta dell'abitazione. Dopo essere riuscito ad entrare in casa, l'uomo, incurante delle conseguenze, ha puntato l'arma contro Roberto e Filippo. Abate, che aveva abituato gli spettatori a dei piani molto elaborati, è andato totalmente fuori controllo ed è sembrato intenzionato, stavolta, a portare a termine la sua vendetta in modo diretto e violento. Mentre Roberto Ferri, Riccardo Polizzi Carbonelli, e Filippo, Michelangelo Tommaso, si troveranno sequestrati in casa da Pietro, Guido verrà prontamente soccorso. Ad accorgersi dell'accaduto, saranno Franco, Peppe Zarbo, e Raffaele, Patrizio Rispo, che aiuteranno l'uomo a riprendersi. Il vigile del bue ne uscirà incolume, ma si renderà subito conto di essere stato privato della sua pistola. Anticipazioni non rivelano altro, ma risulta palese che tale evento metterà tutti i condomini in allarme, stringendo il cerchio attorno a Pietro, ormai rimasto solo e disperato. Le anticipazioni delle puntate che chiuderanno la settimana rivelano che il piano di vendetta ordito da Pietro sarà destinato a fallire miseramente. L'uomo, che ha agito in modo totalmente irrazionale, verrà prontamente bloccato prima di portare a termine il suo scopo. Purtroppo non ci sono ulteriori dettagli su quello che accadrà, difficile capire se interverranno altri condomini, Franco, o se le forze dell'ordine verranno allertate per tempo. Ma sta di fatto che Abate verrà fermato, mettendo la parola fine in modo definitivo alla sua storyline. Questo terribile trauma avrà un effetto shock molto forte su Filippo, e lo spingerà ad acquisire una nuova autoconsapevolezza. L'uomo deciderà infatti di impegnarsi seriamente in un percorso terapeutico, per riappropriarsi dei propri ricordi anche se non mancheranno i colpi di scena.